Ciao a tutti, questo è un book haul un po', diciamo, accumulativo di tutti gli ultimi mesi. Non so neanche se riuscirò a trasmettere precisamente tutto l'entusiasmo con cui ho cercato e ho messo le mani su questo ricco bottino. Arriva effettivamente con tanto ritardo e, come avevo forse detto qualche mese fa, i book haul che non sono spontanei, sono un po' forzati, rendono poco l'entusiasmo. Però condividere queste scoperte con voi lo vorrei fare perché non è detto che poi ne parli sotto forma di recensione o di review, non lo so, di review mensile intendo, non lo so. Quindi parliamone ora mettendoci anche un po' di pathos alla corso per chi ha letto il magnifico Club de Numa di Revert. O chi ha visto la pallida trasposizione con Johnny Depp di Roman Polanski, La nonna porta. Forse molti non lo sanno, ma l'avevano intuito dal video della biblioteca, io ho un'adorazione per la piccola biblioteca Oscar Mondadori. E non è tanto per il formato che sì, è carino, con quella costina gialla, quelle pagine un tempo un po' frastagliate, adesso perfettamente lisce, per intenderci. Non so se si vede molto bene nel video, ma ecco, avevano questo tipo di frastagliatura. L'adoro soprattutto per il tipo di titoli proposti. Diciamo che la piccola biblioteca Oscar è un po' la collana underground di Oscar Mondadori, ha le proposte più estreme. Tra l'altro, piccolo accenno. Lila dice che era l'ultimo romanzo della tranche erotica di cui ho parlato qualche video fa, è stato poi riedito nella piccola biblioteca Oscar e quella edizione su cui io poi avevo messo le mani. Piccola biblioteca Oscar ha una peculiarità che difficilmente si vede in altre collane librarie italiane. Ha decisamente una propensione per le antologie e so che la forma antologica, o meglio la forma del racconto, spesso tra lettori è un po' invisa, perché il racconto è una forma narrativa estremamente difficile, non sempre riesce a dire tutto quello che deve in poche pagine, ok? Io infatti quando ero più giovane, passatemi il termine, sono giovanissimo però, diciamo una decina d'anni fa, 10-15 anni fa, quando ero ancora ragazzino, non amavo tantissimo i racconti, preferivo il respiro che mi sapeva dare un romanzo. Li ho rivalutati tantissimo negli ultimi anni perché, essendosi ristretto il tempo di lettura quotidiana, spesso veramente il tempo libero che si ha per dedicare alla lettura è quello di respiro che si può dare a un raccontino. 10, 20, 30 pagine, 50 quando si parla di Alice Munro. O narratori di quel calibro che scrivono praticamente dei piccoli romanzi in una cinquantina di pagine. Proprio probabilmente abbiamo una media di 10-20 pagine ed è il tempo perfetto per chi vuole dedicarsi a una piccola dose di lettura e sa che entro quell'ose riuscirà a portare qualcosa, cioè senza dover sottoscrivere un impegno di più lunga durata, anche perché mi rendo conto che quando affronto libri più grandi e il tempo per leggere è poco, porto molto avanti la lettura e spesso questa perde di mordente, perché ci sono dei libri incalzanti che anche nelle sue 500 pagine sono fatte per essere letti di un fiato e quando uno non ha la possibilità fisica di leggere di un fiato, perde completamente il mordente del libro e lo apprezza molto meno. Io, avendo il tempo e diciamo la fortuna, tra virgolette, di andare a lavoro in metropolitana, ho 20-30 minuti di mezzo pubblico da sfruttare e ho riscoperto con notevole piacere quello dei raccontini. E questa è chiudendo la parentesi perché non è campata di per aria, adesso capirete perché. Come dicevo, piccola biblioteca Oscar è particolarmente affezionata alla forma antologica e ne ha pubblicate tantissime da quando ho aperto le pubblicazioni una ventina d'anni fa e tutti con temi piuttosto particolari.
Avendo appunto questi 20-30 minuti al giorno da coprire, ho fatto una ricerca estensiva di quello che era a disposizione perché altra caratteristica non troppo positiva di questa serie di Mondadori è che i suoi libri, le sue pubblicazioni scompaiono nel giro di 4-5 anni per finire nei Remander e poi sparire per sempre. Ho fatto una ricerca di tutto quello che era reperibile, diciamo, e che ovviamente mi interessava sul mercato, un po' per aumentare la collezione, perché qui entra il feticismo della carta e fa piacere avere un bello scaffale di un'edizione con le cose tutte uguali. Ho individuato alcune serie che erano di mio interesse. Una serie di particolare interesse, ne sono usciti ben 7 volumi dal 2003 al 2009, è quello a cura di Delia Vaccarello delle Principesse Azzurre, di cui qui ho il secondo volume. Qual è la caratteristica di questa serie? Che ho recuperato tutta un po' grazie a comprovendo libri e pagandola veramente poco, e un po' lasciandoci giù quasi il prezzo di copertina intero ordinando su eBay. Probabilmente mi sono accaparrato le ultime copie disponibili nel circuito al momento, quindi mi dispiace se qualcuno la stava cercando e non le troverà, me le sono accaparrate io, scusatemi. La caratteristica di queste serie, di questa serie di antologie, è che tratta di lesbismo attraverso la narrativa e quindi sono racconti lesbici. E per quanto possa sembrare strano che un uomo adulto si interessi di amore tra donne, no, è un tema che mi ha sempre affascinato, non ho vergogna di riconoscerlo, ho sempre avuto la passione, ne sono viste parecchie serie e anche anime a tema, e adesso arrivo un po' alla narrativa perché sembra cioè è difficile trovare libri sul tema dal punto di vista narrativo, e l'unica autrice un po' le uniche autri due autrici un po' sdoganate del genere sono Jeanette Winterson, Jeanette, non so, è inglese in realtà l'autrice. La Winterson e Sarah Waters, che è l'autrice dello straordinario Ladra, che consiglio a prescindere da queste categorizzazioni. Faccio una piccola parentesi su Sarah Waters e Ladra. Allora, i romanzi di Sarah Waters sono romanzi storici a tema lesbico e quindi trattando sostanzialmente del periodo vittoriano, con qualche scorribanda nel periodo bellico della seconda guerra mondiale. In questo caso sto parlando di Turno di notte. Li ho letti due o tre di questi romanzi di Sarah Waters, non mi sono piaciuti tutti, però Ladra è un romanzo veramente straordinario. Ladra va letto. A parte la grandissima sorpresa a metà romanzo che ti scombina completamente, è un grande romanzo storico, è un grande romanzo che parla di amore tra donne, quindi assolutamente consigliato. Poi ho recuperato altre antologie per la piccola biblioteca Oscar, Non è un paese per donne, sempre sottotitolato Racconti straordinari normalità. Qui non si parla di lesbismo, sono narrazioni femminili. Allora, in tempi non sospetti, qualcuno mi prese in giro. C'era un odiosissimo gruppo su Anobi che era stato costruito apposta per parlare male delle altre persone di Anobi, e all'epoca partecipavo anche assiduamente al gruppo Scritture di Donne, se non sbaglio, su Anobi, perché era un periodo in cui stavo leggendo molte autrici. Stavo leggendo la Monroe, avevo letto la Bayat, Possessione,
Stavo leggendo anche alcuni libri di Jean Rhys, insomma, io ho sempre avuto una particolare affezione per le scrittrici femminili, soprattutto di narrativa, diciamo, tra virgolette, mainstream. Effettivamente io, come autori, uomini, preferisco, altri generi, magari preferisco quelli che scrivono di fantasy fantascienza, e per me hanno poca presa quelli di narrativa mainstream, sempre parlando in linea generale, perché poi ho degli autori che amo particolarmente, ovviamente. E in questo gruppo venni preso letteralmente in giro perché partecipavo a questo gruppo di scrittori di donne, come se ci fosse, come se la narrativa, la lettura avesse un sesso, avesse un'età. Queste cose a me fanno innervosire particolarmente, perché io non ritengo che, a parte veramente alcuni casi eclatanti in cui c'è un indirizzamento palese verso un tipo di pubblico, io credo che la narrativa e la letteratura non abbiano né sesso né età. E quindi io non vedo perché dovrei sentirmi da meno perché mi piacciono delle narratrici donne. Ok? Chiusa la polemica, sempre un po' sullo stesso genere, ho recuperato una serie che è di cui veramente non so quasi nulla, però mi ha preso un po' la mania veramente in questo caso da bucco, ho voluto avere tutta la serie, anche se magari poi non mi piacerà per niente. Serie dei Cuori di Pietra, sempre della piccola biblioteca Oscar, che ha seguito con Facce di Bronzo e Corpi. Non so praticamente nulla di questa antologia, ne leggo il risvolto di copertina. Tante donne, tante voci diverse, un unico tema, un sogno in comune. Il tema: raccontare storie incentrate su un cuore di pietra, un personaggio completamente insensibile, arido, privo di ogni emozione e affetto. Il sogno: aiutare donne meno fortunate, le madri sieropositive del Malawi, a far nascere sani i loro bambini. Il sogno è diventato un libro, questo libro, un'antologia di racconti scritti da giornaliste, comiche, sceneggiatrici, autrici, professioniste della comunicazione. Storie molto diverse tra loro, ma tutte emozionanti e piacevoli, alcune divertenti e ricche di humor, alcune commoventi e piene di suspense. Un buon libro, ma quel che più conta, un libro buono. Allora, probabilmente recuperato come l'ho recuperato, se come circuito reminders, non so se il mio ricavato è andato al fine, anche perché penso che, passati tutti questi anni, i ricavati del libro siano stati già destinati, me lo auguro fortemente, all'associazione cui era dedicato. Però, che tra l'altro è l'UNICEF, scusate, quindi spero che i proventi di questo libro siano andati effettivamente all'UNICEF per la causa con cui è stata raccolta questa antologia. Però, anche se non fosse, mi piacciono queste antologie perché mi fanno scoprire intanto autrici che magari non hanno scritto dei romanzi o hanno scritto romanzi abbastanza oscuri e quindi non si conoscono, ma poi perché, come dicevo, la forma del racconto l'ho scoperto con piacere. E in questo devo dire che le donne sono decisamente maestre. È un libro che qui non ho perché l'ho trasferito altrove. Era in realtà un'antologia a tema intitolato Un materasso nuovo, che invece era di autori uomini e che trattava del matrimonio o comunque del rapporto di coppia, che era assolutamente godibile. E quindi, come vedete, Mondadori, attraverso questa collana, offre veramente di tutto un po'. C'era anche antologie di racconti gay, ma a me non interessano. Serie di racconti come antologie di autori cinesi, giapponesi, ne ho lette parecchie. Addirittura un'antologia che lesse qualche anno fa di racconti di autori scandinavi, Nordic Light, mi ricordo, che mi era piaciuto tantissimo. O libri come questo qua, tipo New Gothic, Letture d'ombra, che sono racconti gotici moderni, insomma, ce n'è di tutto e di più. Siccome ne escono uno o due all'anno di queste, purtroppo bisogna farci molta attenzione e prenderli quando escono, perché poi veramente spariscono dal circuito e non
si trovano più. Poco più di mesetto fa ero al mare con la mia fidanzata e io purtroppo ho questa debolezza tipica del librofilo. Non riesco a resistere di entrare nella libreria ovunque io vada. L'ho fatto o quasi praticamente ovunque. La sera, non che fosse corto di letture, ma un po' per distrazione, entra Mondadori del posto di villeggiatura e incontro questo libro di un'autrice che io assolutamente non conosco, Geraldine Brooks, e c'erano due o tre libri di Geraldine Brooks, ma quella che mi ha colpito era proprio questo qua, L'isola dei due mondi, e dice: America settentrionale 1660, Bezia, la figlia di un pastore di una piccola comunità di pionieri puritani insediati sull'isola di Martha's Vineyard, ha 12 anni quando incontra Caleb, il figlio dello sciamano della tribù Wampanoag. Caleb rispetta e venera la natura, non conosce il significato del termine peccato e non capisce perché gli inglesi si accontentino di un solo Dio, per giunta lontano e invisibile. Bezia legge invece alacremente le scritture e porta con sé una copia gualcita del catechismo. Due mondi lontani, situati sulla stessa isola, si incontrano e si desiderano. Mi sembrava interessante, non ho avuto ancora il tempo di leggerlo, spero di leggerlo presto. Poi, un'altra sera, eravamo su una villa a Milano, sempre io e la mia fidanzata, e dopo esserci concessi una mangiata di sushi, mi è venuta voglia di fare un salto oltre il canale nella rivendita tutto 2 euro del libraccio, che per chi frequenta Milano sa benissimo di che cosa sto parlando. E là a volte si scoprono delle chicche. Comunque, se riescono a recuperare dei romanzi conosciuti o meno, veramente è un prezzo stracciatissimo e ti toglie lo sfizio di prendere anche magari libri che non hai voluto pagare a prezzo pieno. In questo caso ho recuperato, e questo non c'entra niente con il discorso che ho appena fatto in realtà, Il Gattopardo di Tomasi Lampedusa, perché la copia, a parte un po' la copertina rovinata, è assolutamente quasi intonsa, nuova, a parte un po' di ingiallimento, e è un romanzo che ho in altro formato, ma è un formato scomodo da portarsi appresso, e io questo lo vorrei leggere il più presto possibile, e avere una copia maneggevole torna utile. Quindi per 2 euro valeva assolutamente la pena. E poi, questo è stato un colpaccio, perché forse c'è ancora reperibile sul mercato l'ultima edizione Tea, ma non ne sono sicuro, di Robert Graves, Il Divo Claudio. Il Divo Claudio in realtà è il secondo romanzo di una serie di romanzi storici. Il primo è Io Claudio ed è veramente la biografia romanzata dell'imperatore Claudio. Robert Graves, forse ne ho accennato in passato, era un dottissimo ricercatore di poesia e mitologia antica, e sicuramente è una persona. Scrisse anche un'autobiografia di Gesù. È sempre rimasto un po' il pallino a me di leggere Il Divo Claudio e Claudio di Robert Graves. Io Claudio ce l'ho. Diciamo, sono riuscito a reperirmelo, e Il Divo Claudio, anche però, veramente avere la copia di 2 euro mi è quasi dispiaciuto che, nonostante la mia ricerca spasmodica, non sono riuscito a trovare la coppietta, perché poi a me queste edizioni vecchie della Bompiani piacevano tantissimo, non si trovano più, ovviamente perché sono passati 20-30 anni da quando le facevano, però sono adorabili con queste copertine patinate, coloratissime, e mi è dispiaciuto tantissimo trovare anche il Divo Claudio, perché sono libri che, a prescindere dal fatto che mi piaceranno o meno, vorrei conservare come collezione. Bucolo un po' frammentario, però praticamente ho esaurito tutto il possibile. Vi ringrazio per l'attenzione, se non vi siete già annoiati, e al prossimo video.